Per parlare di sicurezza e per formare c'è bisogno anche di un dialogo, in particolare tra quali figure? Il sindacato si occupa di sicurezza prevalentemente con i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza che vengono eletti azienda per azienda. In Veneto abbiamo anche delle esperienze di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, in particolare nell'artigianato. Ecco, uno degli aspetti da migliorare per garantire una maggiore capillarità dei servizi anche di prevenzione è quella fra i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza e i tecnici, soprattutto degli SPISAL, comunque dei servizi ispettivi. Perché i rappresentanti dei lavoratori vedono giorno per giorno quelle che sono le problematiche e anche i rischi che i lavoratori incontrano, e un rapporto più stretto, più proficuo potrebbe veramente migliorare la qualità del lavoro nei posti di lavoro. È un momento strano questo, perché c'è molto bisogno di tecnici, di operai, insomma di figure più o meno specializzate, e dall'altra parte però continuano gli incidenti sul lavoro, anche purtroppo le morti sul lavoro. Cioè, qual è lo step ulteriore da fare? Sembra un mondo sempre un po' da gestire meglio. E indubbiamente dopo il Covid c'è stato un forte dinamismo del mercato del lavoro della nostra regione. Sono aumentate le dimissioni, i cambi di posto di lavoro da azienda ad azienda. Questo ha immesso nelle attività produttive, non solo nell'edilizia, abbiamo visto in particolare però la crescita degli incidenti in edilizia, molte persone che non avevano fatto l'adeguata formazione. Quindi c'è la necessità di anticipare la formazione proprio all'ingresso nel mondo del lavoro, perché con una fluidità, una dinamicità così forte dei cambiamenti di posti di lavoro non possiamo pensare che uno intanto cominci a lavorare e poi con calma viene formato. Bisogna anticipare. Anche perché no, nella fretta magari di consegnare dei lavori e purtroppo poi dico che ci casca il morto, ma sicuramente qualche grave incidente. I dati di questi ultimi 3 anni sono molto molto preoccupanti, perché dopo una decina d'anni in cui progressivamente stava calando il numero degli infortuni in Veneto, grazie al lavoro di tutti, istituzioni, rappresentanti dei lavoratori, imprese, eccetera, negli ultimi 3 anni vediamo l'inversione di tendenza molto preoccupante anche sugli infortuni gravi e mortali, purtroppo. Ecco, il mondo del lavoro diventa sempre più frenetico. Per questo c'è la necessità di rafforzare sempre di più la collaborazione fra tutti i soggetti che si occupano di sicurezza sul lavoro, e c'è bisogno di parlare di prevenzione, perché purtroppo si parla di sicurezza sul lavoro molto spesso solamente dopo la tragedia. Bisogna parlarne prima e bisogna cambiare la cultura. Ecco, ma è aumentata anche la cultura degli imprenditori, no? Che appunto spesso vedono magari momenti come questi, momenti di formazione, quasi come una perdita di tempo. Cioè, non raramente. La formazione è uno degli asset fondamentali se vogliamo garantire la sicurezza. Noi riteniamo che serva un piano straordinario di formazione sulla sicurezza, come è avvenuto nel 2008-2009 dopo l'approvazione del decreto legislativo 81. Serve un'altra fase di rilancio della formazione e bisogna crederci. Le imprese devono convincersi che la formazione, l'investimento in sicurezza in generale, non è un costo ma è un investimento.